Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi si riporta nuovamente il mondo della simulazione dei bus con un ulteriore appuntamento qui su Fairbus Coach Simulator. Ragazzi, oggi mi trovo esattamente nel mio deposito qui della città di Brema. Tocca fare una tratta che mi porterà fino ad Hannover. Per l'occasione, come potete vedere, metto in garage i mezzi pesanti, i veicoli più grandi della flotta e riprendo per l'appunto il piccolo Toyota Coaster che non adoperavo, ragazzi, da diverso tempo. È il BB40, anche se, ripeto, è il Toyota Coaster che ho deciso di allestire con la livrea Flixbus, una delle più carine per questo piccolo bus. E detto ciò, direi di non perdere altro tempo. Apriamo l'unico portellone d'accesso e di uscita da questo bus, diamo un'ultima sbirciata alla cabina e sediamoci a bordo per gestire per l'appunto le operazioni di partenza del bus. Oggi si viaggia, ragazzi, in modalità navetta, ecco perché ho potuto adoperare anche questo piccolo bus. Una modalità un pelino diversa rispetto a quelle tradizionali, però alla fine il divertimento è anche quello, ragazzi. Cambiare anche spesso qualcosina. E allora, saliamo a bordo, vediamo di inserire la chiave nel quadro. Prendiamo il motore, togliamo il freno di stazionamento, devo regolare solo qualche parametro relativo al cambio, mettiamo in folle, ok. Regoliamo sì, le luci interne, anteriori e posteriori, ok. Regoliamo il flusso dell'aria, la velocità del ventilatore. Regoliamo anche il selettore della temperatura più o meno a metà, ok. Ci sono molti tasti che dobbiamo utilizzare qui nel piccolo Toyota. Ecco, questo lo devo fare, però devo accendere il selettore del display del navigatore. Ok, torniamo dentro, inseriamo la marcia e andiamo via. Usciamo quindi dal parcheggio, andiamo a raggiungere per l'appunto la fermata. Facciamo attenzione qui perché se ricordo bene, qui a Brema, ragazzi, c'è un semaforo proprio all'uscita del mio deposito che ogni volta crea sempre un po' di ingorghi proprio qui, in attesa chiaramente del semaforo verde, quindi aspettiamo giusto un istante e poi riprenderemo la marcia. Per il resto, che dirvi, ragazzi, oggi vi riporto un nuovo episodio qui su Fairbus Coach Simulator. Ho deciso per l'appunto di riprendere anche il piccolo BB40, il Toyota, che ripeto non adopero quasi mai, se non nelle sporadiche occasioni in cui mi capita per l'appunto di affrontare queste tratte navetta per l'appunto. Un altro veicolo di questa taglia che però ancora devo acquistare sotto forma di DLC, non costa tanto, però qualche volta lo prendo, è il Mercedes Sprinter. Anche lui il suo fascino, però per il momento ci accontentiamo del Toyota Coaster, anche per provare tanti altri veicoli, ragazzi, quindi non prendere per l'appunto sempre e comunque i mezzi pesanti, ma anche questi veicoli piccolini in questa per l'appunto modalità navetta, che spesso la preferisco perché le funzioni di controllo anche della biglietteria sono un pelino più semplificate e anche i passeggeri non hanno per l'appunto la possibilità di salire a bordo con i biglietti, anche perché qui non potrebbero per l'appunto salire, che non c'è un vano bagaglio in questo piccolo bus, però basta e avanza, un veicolo comunque che
le sue belle performance. Ed è molto carino da guidare, ragazzi. Allora, approfittiamo del semaforo verde, via. Armato dovrebbe essere, se non mi sbaglio, qui nei dintorni. Andiamoci ulteriormente qui. Saranno questi gli ultimi semafori qui del centro urbano di Brema, perché poi chiaramente ci metteremo in autostrada e faremo questa bella filata fino ad Hannover. Come potete vedere, ragazzi, sto utilizzando nuovamente il volante Sparco. Come vi dicevo nel precedente gameplay che vi ho portato sul canale, su Eurotruck, adopererò questa corona in larga parte sul mio T300, ma soprattutto per titoli che riguardano i bus e i camion, quindi sostanzialmente su tre titoli in particolare. Viceversa, per altri simulatori di guida rimetterò chiaramente la corona che avevo prima. Allora, andiamo ad aprire il portellone d'accesso. Allora, chiaramente noi scendiamo, andiamo a fare come di consueto il controllo dei biglietti, quello non manca mai, chiaramente. E allora, apriamo il terminale e andiamo a registrare questi biglietti per l'appunto. Hi, Sie wollen bestimmt mein Ticket Allora, sehen. Brema, Hannover. Registrazione rapida con Ciao. il QR per l'appunto, ragazzi. Tag, das Ticket, bitte schön. Cool. Grüezi, hier ist mein Ticket. Danke. Mahlzeit, hier mein Ticket. Dankeschön. Mahlzeit, bin ich Brema hier Hannover, richtig? registrazione rapida, Danke un bel sehr. controllo anche a tu, Guten un Tag. call. Fahren Sie in meine Richtung? Tutto a posto, perfetto, Ciao. via. Passiamo agli altri che sono da questa parte per l'appunto. Finora, Grüezi, ragazzi, hier, tutto mein Ticket. regolare, quindi devo dire che il Dankeschön. controllo è andato bene. Quindi saliranno a Moin, bordo un po' ich hoffe, tutti, ich bin richtig. direi. Quindi meglio così. Sehr freundlich. Tag, Controlliamo anche das Ticket. questo, Bitte schön. velocemente, via. Ciao. Tag, fahren Sie in meine Manovra. Richtung? Sehr freundlich. Moin, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Fissazione Auf rapida, geht's. ok. E anche per te è andato. E allora controlliamo gli ultimi bagagli di Grüezi, bitte fatto. sehen. Brema Hannover, perfetto. E Dankeschön. anche per te. Dove sei? Da questa parte? Moin, das Ticket, bitte schön. Oh, Ok. jetzt wäre ich fast Bene, in den ragazzi, a falschen questo Bus eingestiegen. punto chiaramente si sale a bordo del bus. Come potete vedere, ci siamo evitati anche in questa occasione anche la trafila del vano bagagli, perché per l'appunto non sono passeggeri senza bagaglio. Però se c'è una cosa che mi piace di questi piccoli bus è per l'appunto che posso di tanto in tanto, visto la rapidità e la semplicità per la gestione del controllo dei biglietti, ogni tanto anche fare una sbirciatina all'interno del bus. Ok, e a questo punto richiudiamo tutto e mettiamoci in marcia. Non c'è in questa modalità, ragazzi, l'annuncio, o almeno non sono riuscito, ragazzi, a configurarlo nel BB40, probabilmente non c'è, ma verificherò meglio in un prossimo futuro, ragazzi. Attenzione qui all'uscita. Ok, andiamoci qua perché tanto devo girare. Approfittiamo del semaforo. Semaforo verde anche stavolta, bene. E via. Nel frattempo facciamo due chiacchiere, ragazzi, quindi oggi vi riporto un nuovo episodio della mia serie qui su Airbus Coach Simulator. Di tanto in tanto, ragazzi, mi piace per l'appunto cambiare sia tipologia di mezzi sia
anche tipologia di tratta, quindi oggi usciamo dalla consueta e canonica modalità Flixbus per tornare alla modalità navetta, quindi mi sono vestito anche con un abito diverso, quindi abbandono il verde lega per un giallino per l'appunto per quanto riguarda la camicia. Fermiamoci qua, andiamo chiaramente al semaforo, nel frattempo diamo una sbirciatina ai passeggeri. Se c'è una cosa che mi piace di questa modalità è per l'appunto ogni tanto possiamo anche muoverci liberamente, tornare per l'appunto alla guida. Ok, semaforo verde, via, regoliamo il visuale interna, ok, e torniamo a bordo. Ragazzi, sensazioni al volante anche con questa corona, ragazzi. E allora devo dire che per sua natura un volante molto ampio a livello di gestione di mezzi pesanti, secondo me è l'ideale, perché il controllo è molto più parzializzato e gestisco meglio le manovre, quindi sotto certi aspetti era uno dei volanti, o perlomeno era una delle corone che aspettavo maggiormente. Quindi quando ci ho messo le mani, ragazzi, mi sono fatto una bella full immersion su tutti i titoli che comunque avrei utilizzato in larga parte con questo nuovo volante. Devo dire che con Airbus si sposa ancora meglio, secondo me, di Eurotrack, ma questa è una piccola sensazione che sto avendo. Facciamo attenzione qui, uscita. Nel frattempo do un'occhiata anche al quadro comandi, ecco, forse devo regolare, ecco, le luci, sì. Mancava giusto un tassellino, ecco. Questo per un altro motivo, ragazzi, purtroppo il selettore il selettore a crociera, diciamo, con i tasti su e giù, sinistra, destra, che tanto adopero io nel vecchio volante, purtroppo presenta la consuetudine di essere per l'appunto stato sostituito in questo volante da un piccolo micro pulsante che assolve alla stessa cosa, però è meno intuitivo, quindi devo comunque accertarmi che la direzione del senso dello switch sia quella. Ma questa è l'unica nota che mi sento di annotare su questa corona. Per il resto, ripeto, su Airbus l'unico bus che devo prendere, almeno su questa fascia, come vi dicevo prima, è il Mercedes Sprinter come DLC, mentre come veicoli e bus ad elevate prestazioni, quindi veicoli veramente
a utilizzare chiaramente nelle tratte in modalità Flixbus. Mi mancano solamente gli Alteno per completare un po' il parco dei veicoli che finora faticosamente ho inserito all'interno di questo titolo. Presenta un bel display, ragazzi, molto semplice, molto old. Spesso, ripeto, lo adopero perché mi piace tantissimo poter, per l'appunto, portare passeggeri anche in questa modalità con questi piccoli veicoli che comunque filano, magari non avranno gli optional più noti come aria condizionata di alto livello e comunque delle comodità, però tutto sommato è piacevole. Per quanto riguarda il motore, c'è un selettore che controlla per l'appunto alcune velocità di marcia, quindi c'è un selettore per una marcia più standard. Poi posso scalare per l'appunto un selettore per un'altra tipologia di marcia, un pelino meno performante magari per le salite, quindi più indicata magari per percorsi in salita. È una tipologia di marcia low, probabilmente a basso consumo. Ma qualche piccola chicca che volevo dirvi di questo Toyota Coff. Toyota, ripeto, che sono andato a configurare con questa livrea Flixbus, ma mi sono preso la briga, ragazzi, di verificare tante altre livree, però si sposa bene. Ho deciso di vestirlo con questa skin, ragazzi. Ragazzi, mi sto recando ad Hannover anche per un altro motivo. Nella mappa tedesca qui su Fairbus sono alcune località, soprattutto a nord della Germania, che ancora non ho visionato concretamente, e qualche altra località per l'appunto come Hannover, quindi di tanto in tanto vado a spuntare anche questa località che ancora non ho visitato per coprire per l'appunto anche quella fermata per l'appunto. Nel frattempo ci facciamo anche due chiacchiere, appronto per l'appunto un altro episodio di questo bel simulatore che spesso per l'appunto vi porto sul canale, un titolo che mi piace tanto e ve lo porto sempre molto volentieri. Allora, mi piace molto il display, è molto ampio, quindi molto visibile. Ecco, questi sono alcuni dettagli che spesso noto quando magari riprendo dei bus che non riprendo da tempo.
Poi per certo, ragazzi, che questo bus comunque ha incontrato sempre qualche piccola problematica. Almeno leggevo per l'appunto qualche nota qua e là nei forum. Ma ripeto, per avendolo adoperato poco, non mi sono per l'appunto fermato più di tanto ad osservare qualche piccola magagna, però mi sembra che tutto sommato viaggi bene. Devo solo chiarire qualche aspetto, qualche funzione che non si attiva, non so perché, o magari non è prevista per questo piccolo bus. Allora facciamo attenzione qui, facciamo a mettere freccia lì. Allora, questo è un tratto di autostrada, ragazzi, dove possiamo per l'appunto spingere parecchio, sui 130 di velocità di punta, però non voglio chiaramente mettere a repentaglio la salute, ragazzi, dei miei passeggeri, perché è un bus comunque che oltre una certa soglia poi diventa pericoloso anche da controllare, potrebbe traballare di brutto. Quindi mi mantengo su una velocità comunque sostenuta, ma non eccessivamente pericolosa per la guida, ragazzi. Sì, perché non mi fido molto, ripeto, dei bus piccolini, almeno alle alte velocità non hanno la stessa tenuta di strada assolutamente dei veicoli che spesso li porto sul canale. Ma nella maniera più assoluta, qui perdo aderenza e il bus vola via, ragazzi, come giusto che sia. Poi facciamo attenzione qui. Anche il sound potrebbe per l'appunto essere secondo me migliorato, anche se probabilmente in questi minibus proprio il sound è proprio così, un po' cupo, così quasi monocorde. Ci sono certi bus, ragazzi, che hanno delle sonorità migliori da sotto certi punti di vista, però mi piace però l'accensione e lo spegnimento, anche questi piccoli dettagli,
non potevo pretendere, ragazzi, poi in questo minibus ulteriori comandi da gestire. Quindi molto semplice, ragazzi, molto molto semplice, modo anche per godersi con tranquillità la tratta senza doversi barcamenare come di consueto in tanti parametri di configurazione del bus, e godersi solamente la pura e semplice guida. E oggi per l'appunto vediamo di raggiungere Hannover. Sono partito, ripeto, da Brema, facciamo attenzione qui. Ho fatto una bella volata. Rallentiamo un po' perché siamo sempre negli ingressi dei centri urbani e di solito trovo sempre un autovelox. Semaforo rosso, attendiamo il verde, nel frattempo andiamo a dare come di consueto un'altra sbirciatina ai passeggeri, che sono stati tranquilli tutto il tempo, quindi devo dire che è stata una tratta secondo me abbastanza tranquilla. Sono soddisfatto, tutto sommato. E allora, risediamoci. A dare una sbirciata anche fuori. Via. Da quella parte, ragazzi, stadion, quindi probabilmente hanno anche inserito anche lo stadio. Poi, ragazzi, quando finirò la tratta, poi in privato vi andrò a sbirciare anche queste zone, per l'appunto, in modalità libera. Ecco, mi piace per l'appunto visionare magari qualche zona della città che per l'appunto non è compresa nel percorso chiaramente della tratta, anche per visionare per bene tutti i dettagli anche di Hannover, che per l'appunto è una delle città che ancora non avevo visitato. Ecco, intravisto anche di sfuggita nella minimappa la zona del deposito, che si trova quindi da quella parte. Ok, buono a sapersi. Attenzione qui. Nel frattempo, ragazzi, a me piace per l'appunto raggiungere la fermata, però di tanto in tanto anche do una sbirciata al centro urbano.
Allora, torniamo dentro. Semaforo verde, via. Occhio al... quella piccola zona chiaramente di controllo della velocità. Vedi? E allora la fermata dovrebbe essere da questa parte, quindi ci siamo quasi. Perfetto. E fermiamoci pure qui. Guardo bene perché non avendo, ripeto, punti di riferimento visivi, perché disattivo per l'appunto le zone e con over bloccato, ok? Devo guardare bene queste zone, ragazzi. E allora, fermiamoci pure, freno di stazionamento, apriamo il portellone, facciamo scendere per l'appunto i passeggeri, anche stavolta è andata bene, non devo chiaramente controllare e verificare nulla, quindi posso anche completare qui la tratta, quindi richiudiamo tutto, torniamo dentro, la tratta per l'appunto è stata completata, direi che è stato fatto un ottimo lavoro, qui prendo anche un trofeo per aver completato l'ennesima tratta, perfetto, servizio ok, codice stradale, comportamento, direi che è andata bene, a questo punto ragazzi io torno al menu principale per i saluti. Quindi ragazzi, che dirvi, spero che anche questo ennesimo appuntamento qui su Fairbus Coach Simulator vi sia piaciuto, io come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale e lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere, noi ci ascoltiamo la prossima volta da parte mia, ciao 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 ciao!